Ciao ragazzi. Bene, in questo video andiamo a vedere i vantaggi di usare Procreate. Ve ne sono molti, ma molti. Andiamo a vederli nello specifico. Vi elencherò quelli che ho colto come veramente utili. Allora, intanto abbiamo la possibilità di avere tutta una serie di la nostra raccolta di lavori, se lo vogliamo, perché poi non è detto che lo dobbiamo fare di tutti i tatuaggi. Abbiamo un archivio di tutto quello che è i nostri lavori. Possiamo fare la foto al cliente, possiamo sovrapporre il disegno, tutto in un'applicazione, tutto sempre con noi. E quindi con facilità possiamo andare a gestire la cosa, cioè al momento in cui, non lo so, mettiamo il caso che ce l'ho sul computer in negozio, mi chiamano a casa, è già un problema perché ho le informazioni, le foto, quello che è, ce l'ho sul computer in negozio, è già un problema. L'iPad lo porto sempre con me invece, quindi è già una comodità di avere tutto all'interno. Noi abbiamo, da quando utilizzo l'iPad, ho la possibilità di avere tutto con me. Questo è una cosa non da poco, perché se la sera decido di prendere in mano un progetto, ce l'ho lì. Non devo mai il foglio, dove ho messo il foglio, dove ho messo le foto sono da una parte, il foglietto da un'altra, comunque devo andare in negozio, è un casino. Qua ho la possibilità di avere tutto all'interno di un'applicazione e di uno strumento. Io ho l'iPad Pro, la versione quella grande, però non ho nessun problema, io ho una borsa, lo porto in giro, è comodissimo. Qua c'ho dentro tutto quello che mi serve. Faccio le foto al tatuaggio, le ho nell'iPad. Oggi c'è questa necessità di avere un archivio. Questo sarà il vostro archivio nel momento in cui scegliete di lavorare con questo strumento. Eventualmente avrete la necessità di... questo che è successo a me, ho avuto la necessità, poi avendo tanti file, ho avuto la necessità di dover acquistare del cloud in più, dello spazio online in più da poter archiviare i documenti, ma non è un problema, si fa a un costo non eccessivo, con pochi euro avete veramente tanto spazio da poter stoccare quelli che sono i vostri documenti, i vostri disegni, i vostri progetti. Poi li potete andare a eliminare una volta tanto, per esempio ci sono tanti lavori che ho eliminato, magari devo fare una scritta, la faccio al volo qua, con l'iPad, col Procreate, poi dopo la elimino, non mi interessa mantenerla, solo mantengo determinati lavori di un certo calibro, di una certa rilevanza. Però ecco, non c'è spazio a quello che potete fare, potete archiviarvi anche qualsiasi lavoro, mettere su un livello, segnare degli appunti, non lo so, i materiali, il colore usato, gli aghi usati, in modo da poter avere sempre sotto mano, con la possibilità di poter ritrovare determinate informazioni che possono essere utili, specialmente per l'osservazione di quello che è i lavori fatti. Se utilizzate più prodotti, logicamente, se usate solo lavorate in nero, usate solo un tipo di nero, se anche non lo scrivete, voi sapete che è quello, non c'è necessità. Ma se cominciate a lavorare con diverse tipologie di colori, di qua di là, e volete vedere poi il risultato nel tempo, se avete un archivio, avete la possibilità di osservare questi dati. Questo è il vantaggio principale che ho visto, cambia proprio il modo di lavorare. Poi ci sono molti altri vantaggi. Quali possono essere gli altri vantaggi? Gli altri vantaggi sono innanzitutto la possibilità di lavorare sul soggetto, cioè fare la foto alla zona interessata
nell'ambito di una copertura non ne parliamo, vantaggi enormi, ma nell'ambito di un tatuaggio, una volta che avete scelto la zona, la persona ha scelto la zona da tatuare, voi fate una foto, fate la foto della zona, come vedete io qua anche in questi casi ho la sagoma del braccio, la sagoma del braccio, e all'interno mi faccio un'idea di quello che è il risultato che potrei ottenere. Vedo le proporzioni, vedo come funziona, cioè cose che su carta era un po' complesso fare. Capite bene che su carta non avete la possibilità di ridimensionare così velocemente il soggetto. Certo, lo potete spostare, una volta si utilizzava il tavolo luminoso, ma qua avete tutti questi strumenti in un unico strumento, che è il Procreate. Avete il tavolo luminoso, avete i livelli, avete le trasparenze, avete tutta una serie di vantaggi che per noi tatuatori sono oro colato, cioè è qualcosa di pazzesco. Io avevo acquistato già fin da subito la prima versione dell'iPad, che non permetteva di scrivere, non permetteva l'utilizzo della penna grafica, della fantomatica penna grafica, e non avevo per niente avuto questi vantaggi, ma già utilizzavo la tavoletta grafica per alcuni interventi, per alcuni lavori. Mi dilettavo anche con la penna grafica. Io vengo dalla pittura, amo pitturare, dipingere, disegno su carta, disegno con acquarelli, disegno in tutti i stili, non ho problemi. Ma avevo già visto in precedenza con l'utilizzo della penna grafica con la Intudos con computer dei grossi vantaggi. Ero penalizzato per quanto riguarda l'utilizzo che dovevi guardare a monitor. Disegnavi orizzontalmente, ma guardavi il monitor e non riuscivo perfettamente a sincronizzare il movimento, era molto difficile. Adesso con l'iPad possiamo disegnare direttamente in quello che vediamo, sulla superficie che vediamo. È una cosa come disegnare su carta, con ovvi vantaggi dei vari strumenti, varie texture, varie trasparenze, vari effetti. Quindi in questo senso, come è uscito l'iPad Pro, l'ho acquistato subito, perché ho capito che lì potevo disegnare direttamente sulla superficie, se non dovevo guardare il monitor, non dovevo disegnare e guardare da un altro luogo. Io qua devo vedere la punta della penna dove va. Questo ho visto che per molti è così, per molti è era una difficoltà lavorare sulla penna grafica a computer, tipo la Intudos. Le Intudos, che potevi fare questo, quindi disegnare direttamente e vedere a monitor, direttamente disegnare direttamente sul monitor, avevano dei prezzi proibitivi, molto più alti, e comunque facevano solo quello, perché tu un iPad ci fai tutta una serie di cose, non ci fai solo questo, quindi il vantaggio è enorme. Il prezzo di un iPad Pro non è basso, ma sicuramente vale l'acquisto, decisamente. Per uno che ha un'attività come la nostra, è una spesa che è necessaria, è fondamentale, oggi è indispensabile, non c'è paragoni. Beh, ho visto che piano piano tutti gli amici, i colleghi, piano piano si stanno anche loro acquistando questo strumento, e gli sta cambiando il modo di lavorare. Questo è un vantaggio molto importante che è da considerare. Poi all'interno del programma lì veramente hanno fatto passi da giganti, perché è un programma di una versatilità pazzesca, ti permette di fare cose pazzesche, nonché la possibilità di esportarlo, stampare i vari formati, tutti i formati che volete, non è un problema, quello non è un problema, non ha veramente quasi limiti. Un'applicazione che per me è insostituibile.
niente, per questo video direi che è tutto. Andremo a trattare adesso, nello specifico, nei prossimi video andremo a trattare quelli che sono le cose principali, da un punto di vista basico, quelle che sono le cose principali che servono per imparare per utilizzarle nel tatuaggio. Così nel tatuaggio avete quegli strumenti base per poter avere un grosso salto di miglioramento di utilizzo nel lavoro. Questo vi dà un grande vantaggio nel lavoro, una grande flessibilità. Vorrei aggiungere un altro vantaggio che non ha prezzo, perché per un'attività non ha prezzo. Praticamente quando voi fate un disegno, potete farlo davanti al cliente, vi entra il cliente in studio, vi entra il cliente, fate una foto della zona che volete fare, gli disegnate sopra davanti a lui e gli fate vedere al cliente esattamente quello che verrà. Non c'era modo prima di fare una cosa del genere, era difficile. Come potevi fare una cosa del genere? Questo lo fai però con una velocità pazzesca, è una cosa veloce da fare, non è una cosa che richiede non è macchinosa. Vi faccio un altro esempio: se il cliente non gli piace molto il disegno, non è come averlo fatto su carta tutto dettagliato, colorato, passato ore. Qua è un po' più, molto più veloce la modifica, anche perché avete i livelli separati. Magari ipotizzate che su un disegno al cliente non piaccia un colore. In questo programma cambiare un colore è una cosa molto semplice. Selezionate solo quel livello o eventualmente selezionate solo il colore e lo potete modificare all'istante. Capite perché nel nostro lavoro è qualcosa di eccezionale. Ha cambiato veramente il modo di lavorare. Tutto quel tempo che dedicavo a progettazione, tempo, cambiamenti, cosa, si è risolto in un batter d'occhio. Oggi lavoro veramente, la progettazione occupa veramente uno spazio veramente minimo, perché si è velocizzata tantissimo e i risultati, devo dirvi, sono superiori alle aspettative, perché sicuramente avrete un miglioramento della qualità, perché avete modo di studiarlo, di osservarlo in modo dettagliato, potete ingrandire, potete rimpicciolire. Quando fate un soggetto lo ingrandite, lo rimpicciolite. Ci sono dei vantaggi enormi. Vantaggi che toccate fin da subito nel momento in cui andate a utilizzare questo strumento. Bene ragazzi, per il momento è tutto. Per questo video è tutto. Vi invito a utilizzare questo programma. Sono contento che mi seguite, che avete voglia di imparare qualcosa. E spero che la cosa la trovate molto utile. E per il momento è tutto, vi do un caro saluto ragazzi, ciao.